si torna indietro alle calende greche nel 1984, che l'effigie del Tedescone longilineo King Kaiser Van der Rohe di Christian Christopher, quello che appunto avete sentito, l'avventura vinse il Monte Carlo di quell'anno 1984, Audi Sport Club, per la partenza di Davide Brichetto Genosa, Fabio Coghi, che partono in questo istante. Ciao! Ora si va di 131. Non è un avatar, anche se i paragoni tradiscono la dimensione appunto che aveva questa vettura, la sua configurazione gruppo 4. Salutati anche i due di questa 131 di fiori, andiamo a vedere la prossima vettura in scaletta. Ragazzi, voi per tre numeri facevate i figli di Paperino. In bocca al lupo. Che è successo? Guarda che poco, guarda, Narga Bellum. Allora, due che non hanno paura dell'acqua nemmeno per lavarsi. E mi pare di aver capito ieri tra un limoncello e un amaretto del capo che se pioveva oggi non ce n'era per nessuno. Vedremo stasera. Oh, ecco, allora bisogna mantenere le promesse, Vai Marco, Marco Bentivogli, cantiere Racing Team Le Fonti di Furlè, che se ne va, e adesso andiamo a vedere un'altra bella delta. Che ci vinsi un campionato italiano del ghiaccio con questa vettura. Con questa, uno uguale, insomma. Evoca ricordi, sai, è sempre bello per tutti. Invece cosa volete evocare? La gara più bella, dai. Massimo Pecchia, Rio Brian, li salutiamo. Intanto gira il nostro cronometro, sono le 11:06 minuti, parte anche la vettura numero 334, esattamente la 33esima macchina della regola della partita, 52 ammesse al via, una non è partita perché sono 51. Mamma mia, Canteri, se freni come acceleri qua c'è da divertirsi. Ah sì, sì, vabbè. Che perché qua leggo Jean-Pierre Nicolà. Top. La prima volta che ci siamo mai incontrato. Ti vedo molto emozionato e quindi non mi va di chiederti altro perché so che cosa vuol dire. Bocca di Jean-Claude che quest'anno ha abbandonato la presidenza della FIA e che però è stato appunto un'icona dell'automobilismo sia nel mondo dei rally che nel mondo della Formula 1. Salutiamo signori che hanno portato in gara questa bella Porsche, e cioè Valerio e Luigino Canteri, veronesi. Ma da questa parte che c'è? Ciao Roba. Sì, le macchine saranno state finite la settimana fa o giù di lì. Ma è emozionatissimo. Dice, che sta succedendo dentro? Una spazzola in meno, ma se ne farà una ragione Canteri. Via, oltre il primo Abad, Canteri che vedete. Adesso andiamo a vedere l'opera scona del prossimo concorrente. Bella storia. Invece Franco lo sei di natura. No, diciamo che questa volta voglio soffrire il canto perché è il mio primo campagnolo. Quindi un'esperienza in più. Più emozioni o più concentrazione? Mix delle due cose. Tutte e due le cose insieme. Bene. In configurazione turbo lo sentite dal ruggito che esce
dal cofano anteriore, dall'altura del piscione. Daniele e Martina Fiorin con questa macchina dell'86, datata ma sempre valida, e soprattutto turbo compressa, non serve non una circolazione. Bene, andiamo avanti perché c'è un'altra BMW, dirlo e sottolinearlo, soprattutto per voi che fate questa specialità. Più precisi si è, la pioggia è solo un dettaglio in più che ovviamente non vale per i realisti veri e propri, che la prova la devono affrontare a tutti. Va anche Cazzola, andiamo a vedere intanto il lungo serpentone delle vetture che seguono, Davide Fiocco con la 205. Se ne va anche Davide Fiocco, lascia il posto a Marco Strabiotto sulla linea del via. Allora, bello e contento? Sì, molto contento, molto contento. Nella gara sicuramente... Allora, abbiamo già visto i settori qua, posso spiare e dire alla gente che fai 8.50, 17.41, 11.50, 12.30 e quelli lì sono i tempi di passaggio. Sì, i tempi di passaggio, proviamo a cercare di contenere. Allora, tu guardando lì te li scandisci mentalmente, come fai? Visto che non puoi tenere il cronometro in mano. Mi avvicini guardando quello che hai sul volante, ma tipo un salitaro. Sì, io sarei un regista, però provo a farle... Provi a fare le robe fatte bene. Il navigatore può solo dirti da sto momento in poi vai, vai. Ecco, ti ha spiegato un po' i segreti della regolarità. Se uno è talmente bravo, se lo fa dalla linea di partenza fino all'ultimo metro di prova. Questo posto, ma in realtà è sempre un impresa abbastanza difficile da compiere. Allora ognuno ha il suo sistema, come avete visto. Rischio le manate, ha detto il pilota di questa 124, Gian Antonio Dalle Carbonare. No, siete voi, siete Matteo Mellinio, yeah? Ecco, bene, adesso siamo a posto con Mauro Balloni, da 124 Spider, della Gherardesca. Vedremo che mola, perché ormai qui abbiamo mollo anche l'elenco degli iscritti e come avete visto facciamo anche fatica a capire chi stiamo presentando. 12 gradi, almeno un po' paura che si asciughi subito. E quindi il tipo di casa adesso, il tipo di casa. Vuole. Allora la verosimile prestazione che vi aspettate. Bisogna quello, se no ti diserebbe il suocero. Sicuro, sicuro. Poi bisogna arrivare come sempre, divertirsi e poi vediamo. Beh, abbiamo fatto tutto quanto. Complimenti a te e anche a Lara che ti darà le note di questa giornata. Ti scandirai i preziosi centesimi che mancano per superare questo clinico pressostato. È così, funziona così. Gli alfieri del Rally Club, squadra corse Isola Vicentina che se ne vanno. O fanno almeno il tentativo di farlo. Marco Casano Giordano De Tomasi, via! Vai Tomasi! La porta in gara, Leonardo Fabri a suo fianco, Thomas Salvatore. Bene, 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 un pezzo che non vedevo anche una sinistra, con i parafanghi larghi alla partenza di una gara, ci penso che stanno loro così che non sei a farlo, due fattorini. Anche perché, tu non lo sai, marzo del 1980 a casa tua fu la macchina dei miei esordi. No, non era gruppo 2, era gruppo 1. Che fai qua di un amico? Bisogna tenerla come si deve, no, quello che castra. Bisogna andarci a fare una passeggiata nei limiti del... No, sempre, questa è in configurazione gruppo 2. Esatto. Non ce ne frega niente di quello che è, l'importante è fare bene i regolaristi. Una bella giornata, un divertimento e basta. Bocca al lupo, in bocca al lupo, al zagomo.
e a Filippo Viola, salutiamoli. Aldo Pino, che ho l'onore e il piacere di aver svezzato, lo posso dire pubblicamente? Certo. Diciamo dai, speriamo di arrivare, bisogna. Vai grande boy, dai, tipo nostro, grandissimo Pasqualotto, con Tony Butt alle note. Allora, siamo avanti, perché i 52, ne mancano 5. Anche l'equipaggio numero 249, prima apparizione qui, mancheranno una trentina, no? Ti saluto anche il mio amico il capo della polizia, Cappello Marcon, che soddisfazione, Cappello, è bellissimo, sei qua dentro, ti tanto poi sai che domani sera sono due maggiore per l'altra gara, ottimo, fantastico, speriamo di divertirci, mi aspetta di piovere, però in bocca al lupo a tutti. Aspetta tutta una serie di eventi, anche l'11 e il 12 mi hanno detto che sei pronto. Siamo pronti da dietro. Grande Cappello, in bocca al lupo. Ovviamente super scherzato, grazie.